Questa è la regione d'Italia che ha sempre attirato, forse più di ogni altra, i viaggiatori stranieri. Tutto qui è una scoperta che incanta. La luce sulle marine, ad esempio. Uno scrittore inglese, Norman Douglas, viaggiando ai primi del secolo lungo queste coste, si fermò a contemplare il mare e il cielo. Questo torrido splendore, egli scrive, che prosciuga la terra di austerissima semplicità, che decompone la mente in stati di contentezza e di esaltazione primitiva. Sono paesaggi e impressioni che non mutano, spiagge abbacinate dal sole, a ridosso di boschi dirupati, alti silenzi, uomini intenti a mestieri antichi, come la pesca del pesce spada, che si pratica fin dai tempi della Grecia omerica nell'arco tirrenico fra Palmi, Scilla e Bagnara. La tecnica del pescatore d'oggi non è granché cambiata, come un rito millenario che non tollera varianti. Il pesce spada arriva dalle regioni artiche. I pescatori lo inseguono con barche minuscole e velocissime quando i faleroti, il nome è greco, ossia le vedette appostate sulle altissime antenne delle barche, segnalano il movimento dei branchi al fiocinatore. Ma la vita della Calabria non si svolge solo sul litorale. La regione è quasi esclusivamente montuosa. Piane e riviere furono popolate dai coloni venuti dalla Grecia, i quali vi fondarono città splendide di potenza e di ricchezza circondate da terreni fertilissimi. L'agricoltura, i commerci, la cultura ebbero impronta mediterranea. Poi, man mano che la vita si spostava dal sud verso il nord, quei centri decaddero, si spensero. Nel primo Medioevo, la popolazione calabrese, tagliata fuori dai nuovi e più ampi circuiti economici, salì sulle colline e sui monti, nella speranza vana di trovarvi risorse simili a quelle del litorale. Bisognava inoltre sfuggire agli attacchi dei corsari e a quelli della malaria portata dall'Oriente e dall'Africa. La coltivazione dell'ulivo non valse a eliminare il disagio economico, che era grande. Pochissime le risorse naturali, incerti il presente e l'avvenire. La miseria provoca il lento abbandono dei paesi. L'aumento demografico calabrese è del 40% nella prima metà dell'Ottocento. Nel 1875 si inizia il fenomeno della migrazione transoceanica, quasi 600.000 persone partite in 15 anni. L'emorragia non è cessata. Le conseguenze sono visibili solo che si entri in certi paesi. Donne e vecchi per le strade o alla finestra. Le grandi catene della Sila e dell'Aspromonte che attraversano la Calabria dal nord al sud estremo rendono difficoltose le comunicazioni, impediscono o rallentano il flusso interno della popolazione. Cambiare paese, occupazione, amici, che dappertutto è un fatto pacifico, qui diventa un'impresa ardua. Una decisione da evitare per le incognite che presenta. Tutta l'economia calabrese risulta complicata, squilibrata da questo dorso roccioso che separa, come un muro altissimo, una plaga dall'altra. A zone ricche, in pieno sviluppo, si contrappongono di là dal crinale zone di una povertà desolata. A queste pensava forse un illustre meridionalista Giustino Fortunato quando parlava con amaro sarcasmo di uno sfasciume pendulo sul mare. Ma il male più antico della Calabria è stato sempre il latifondo. Senza risalire tanto indietro nei secoli, basta fermarsi all'Ottocento, quando per poco denaro furono barattate le terre già dello Stato borbonico. L'imprevidenza fu grande. I terreni messi all'asta non fruttarono alcun beneficio ai calabresi. Seguirono anzi miseria e rovina. La lotta contro il latifondo è antica e durissima. Le riforme fondiarie, le bonifiche agrarie hanno sempre urtato contro un blocco di potenti interessi locali. Già nell'età feudale, il latifondo, non appena veniva frantumato in piccole quote, si ricostituiva. Le particelle della nuova proprietà scomparivano, misteriosamente inghiottite, nel grembo della grande proprietà baronale.
La popolazione agricola, composta da più di 1 milione di unità su 2 milioni di abitanti, non trovava quindi altra possibilità di lavoro che nel bracciantato, esposto a ogni sopruso e ingiustizia. Basti pensare che il maestoso altopiano della Sila, che si estende per oltre 1700 chilometri quadrati, all'avvio della riforma fondiaria era spartito fra 5 proprietari soltanto. Ma anche qui l'incuria e la mancanza di piani organici causarono ferite cicatrizzabili solo con decenni di lavoro e di investimenti. Depauperazioni antiche e recenti hanno attenuato l'appellativo, un tempo famoso, del Bosco della Sila, il Gran Bosco d'Italia. Il presidente che viene da Roma rappresenta in ogni centro calabrese una novità eccezionale, un fatto memorabile. Per i bambini è una vacanza, ma per i grandi, per il sindaco specialmente, questa è l'occasione insperata per elencare a voce alta, in piazza, con estrema franchezza, le cose di cui il comune ha bisogno: la luce elettrica, le fognature, le case popolari, perfino il cimitero. Sono richieste tanto ovvie in una società moderna che stupirebbero se le udissero un milanese, un torinese, un genovese, un fiorentino. Qui no, non stupiscono. Nel 1909 risultò da un'indagine sull'istruzione pubblica nel Meridione che esisteva in tutta la Calabria un solo vero edificio scolastico. Il 1909 fu, nel settentrione, l'anno di nascita dell'aviazione italiana. A Torino si levò in aria il primo aeroplano costruito in Italia. A Brescia si disputò il primo circuito aereo che vide vittorioso il pilota americano Curtis davanti al francese Blériot. È un raffronto, questo sì, istruttivo. Fra il presidente e i sindaci si è aperto un dialogo sui problemi comunali, l'acquedotto ad esempio. Un forte e pensoso scrittore calabrese, Corrado Alvaro, osservò una volta: «Noi siamo di quel popolo che in guerra chiamava acqua acqua, e questo grido di certe notti se lo ricordano ancora quelli che ci stavano di fronte. Chi ci vuol riconoscere ci guardi in viaggio se ci affacciamo al finestrino per osservare un getto d'acqua, un torrente, un rivo. L'acqua corre, l'acqua è vita». La bonifica prima, l'irrigazione dopo, hanno ridato alla piana di Sibari la fertilità dei tempi della Magna Grecia. Il sibarita di oggi è un assegnatario di terre, un contadino laborioso e gentile. Calabria si tratta di rifare la struttura economica e sociale, spesso perfino il suolo. Bisogna regolare le fiumare, i torrenti che straripano, allagano la piana, rapinano i coltivatori e d'estate diventano aridi vasti ghiaieti che spaccano il paese in due. Occorre inoltre difendersi dalle frane. Questo mescolarsi di terreni ricchi e di terreni poveri, ha detto il presidente a Caulonia, produttrice di arance famose,
È un po' la prospettiva della Calabria. Bisogna salvare le terre ubertose dalla minaccia della montagna. È una montagna da consolidare, da fissare col rimboschimento dopo le distruzioni della guerra, come si è fatto e si fa nella Sila. Gli alberi che i forestali piantano e educano con amore sugli alti piani sono un po' il simbolo della rinascita calabrese, del ritorno a una vita pacifica che si vorrebbe serena per tutti. Qui il turista italiano e straniero scopre paesaggi e colori ineguagliabili. Dalla marina si sale ai campi di sci nel giro di poche ore. La Sila, ha scritto Guido Piovene, è una fantasia del nord eseguita con il rigoglio meridionale. Povero è invece San Giovanni in Fiore, il centro più grande e antico della Sila, con le sue strade strette e tortuose, con le sue donne in costume, uno dei pochi costumi in Italia che siano indossati quotidianamente. È un costume elegante e severo che risale al Medioevo e che evoca la figura dell'abate Gioacchino da Fiore, menzionato da Dante, il monaco benedettino che accese di ardore mistico San Francesco d'Assisi. Con il mandile in testa, fatto di tela bianca inamidata, le trecce attorcigliate e rese rigide dalla sugna, la gonna nera e il corpetto di velluto nero sopra la camicia bianca ricamata, le donne di San Giovanni in Fiore sembrano le sacre silenziose custodi di un paese convento che decade e si vuota. Restano i vecchi e i bambini. Le forze migliori emigrano, ha detto il sindaco. 5.000 uomini sono già andati a lavorare oltre Alpe, troppi per una popolazione di 20.000 abitanti. Il presidente e il suo stato maggiore di esperti compiono un'accurata ricognizione dei luoghi. È un pellegrinaggio di solidarietà che attira e commuove. È un assiduo, appassionato dibattito sui mali antichi che affliggono la regione e sui rimedi nuovi che converrà adottare. Numerosissimi sono sempre i cartelli inchiodati e verniciati in fretta che gli operai e i contadini, i pastori e i pescatori levano in alto sulla folla mentre parlano i sindaci e il presidente. È una sintesi ingenua e impetuosa delle aspirazioni popolari. Su uno di quei cartelli stava scritto: «Territorialmente l'Italia è una, economicamente è ancora divisa, industrializzateci!» È un'affermazione polemica, eccessiva, ma non inesatta. Fanfani ha forse pensato a questo cartello quando a Bagnara prima, ad Amantea dopo, si è rivolto agli industriali e alle forze politiche e parlamentari d'Italia, chiedendo a tutti di cooperare per il bene della Calabria e della sua gente. I contadini e gli operai aspettano il presidente all'ingresso del municipio. Non importa se l'attesa sarà lunga a causa delle soste che l'autocolonna presidenziale dovrà fare nei paesi, nei cantieri di lavoro, a un ponte o a un bivio, mandando all'aria il programma già fissato. Quello che importa è vedere il presidente consegnare a lui, nelle sue mani, la lettera preparata da giorni. Si tratta di una pratica arenata, una pensione, un sussidio, la domanda per un alloggio nelle case popolari. Sono le pene e le speranze della povera gente condensate in un foglietto di carta. Qualche volta l'indirizzo sulla busta, una busta gialla da poche lire, è stato scritto a macchina da un amico istruito che fa però una certa confusione con i titoli e le cariche romane.
al ministro Fanfani, professor Amintore, presidente della Camera dei Ministri, Nicastro. Abbiamo letto su una di queste lettere mentre il suo autore la porgeva a Fanfani. Soltanto agendo come italiani che si amano l'un l'altro fraternamente, soltanto dimenticando i rancori e le divisioni della politica, rinunciando a privilegi, superando diffidenze preconcette, soltanto per questa via sarà più facile aiutare la Calabria a risollevarsi, a progredire, come merita e chiede. Perché l'arrivederci del presidente ai calabresi non sia un saluto convenzionale, ma un impegno preciso a bene operare.